così non l'hai mai fatta. Così ho fatto mangiare a tutti il cavolfiore. Iniziate pulendo il cavolfiore. E lo dividete in cimette. Lo sciacquate bene. Al bollore fate cuocere le cimette circa 10 minuti. Passato 10 minuti, il cavolfiore è pronto. E lo scolate. Una volta scolato, lo mettete in una ciotola. E lo schiacciate con una forchetta. Unite la ricotta e l'amalgamate bene al cavolfiore. Unite le uova. Aggiustate il sale. Una grattugiata di pepe aromatizzate con della noce moscata. Il parmigiano grattugiato. E amalgamate tutti gli ingredienti. Alla fine aggiungete al ripieno il prosciutto crudo tagliato. Sistemate un rotolo di pasta sfoglia in una teglia da forno e la bucherellate. Mettete il ripieno all'interno. E ripiegate i bordi. Alla fine spennellate i bordi con l'olio. Il forno è caldo, infornate. Il forno preriscaldato ventilato a 200 gradi per circa 20-25 minuti. La nostra torta salata è pronta. Oggi prepariamo gli gnocchi alla sorrentina. Seguitemi! Iniziamo lavando bene le patate.
dopo averle lavate le mettiamo nell'acqua. Le mettiamo nell'acqua fredda e dal bollore le lasciamo cuocere circa 25-30 minuti e le copriamo. Nel frattempo che cuociono le patate, prepariamo il sugo. Mettiamo un po' di olio in una padella, uno spicchio di aglio, la passata di pomodoro, aggiustiamo di sale e profumiamo con il basilico. Copriamo e lasciamo cuocere il sugo a fiamma medio-bassa per circa 10 minuti. Facciamo la prova cottura. Dopo 30 minuti le patate sono cotte. Scoliamo le patate e togliamo la buccia alle patate sotto un getto di acqua fredda. A questo punto schiacciamo le patate ancora calde. Trasferiamo le patate schiacciate su un piano di lavoro. Sgraniamo le patate con l'aiuto di una forchetta. Iniziamo l'impasto mettendo un tuorlo d'uovo, il sale e iniziamo ad impastare. E la farina setacciata. Ecco fatto l'impasto, è venuto morbidissimo. Spolveriamo il piano di lavoro con la farina e iniziamo a fare i filoncini. Tagliamo l'impasto e facciamo dei filoncini. Nel frattempo che prepariamo i filoncini, teniamo l'impasto coperto.
Dopo aver fatto i filoncini, li tagliamo. E spolveriamo di farina. A questo punto li mettiamo in un piatto spolverato ancora di farina. Mettete gli gnocchi nei piatti, ben distanziati e spolverati di farina. Il sugo è pronto e ne mettiamo un po' in una zuppiera. Saliamo l'acqua al bollore. Togliamo l'eccesso della farina con un setaccio. E li facciamo cuocere pochi per volta nell'acqua. Gli gnocchi sono cotti quando vengono a galla. Con un aiuto di una schiumarola li prendiamo e li mettiamo nella zuppiera con il sugo. Mettiamo un po' di sugo in una pirofila da forno. Aggiungiamo un filo di olio. E aggiungiamo gli gnocchi. Tagliamo la mozzarella e la mettiamo sopra gli gnocchi. Aggiungiamo il rimanente sugo. E una bella grattata di parmigiano. Inforniamo. In forno preriscaldato statico a 250 gradi, dopo 5 minuti gli gnocchi alla sorrentina sono pronti. Gnocchi alla sorrentina pronti.
Inizia tagliando e sbucciando la zucca a fette. Metti la farina in un piatto e infarina la zucca in entrambi i lati. Ungi una teglia da forno con l'olio. Metti la zucca infarinata nella teglia. Aggiusta di sale metti il prosciutto cotto a pezzetti la scamorza a fette e continua così fino a esaurimento degli ingredienti. Alla fine spolverizza con il pan grattato. Fai qui riscaldare il forno a 180 gradi in modalità ventilata. E fai cuocere per circa 40 minuti.